La lettura è dedicata a Chiara e Fiammetta. È tutto molto chiaro, si tratta di frasi. Faccio delle frasi. In letteratura spesso non ci sono frasi ma idee, e le frasi sono assunte a cottimo dalle idee. Io non ho idee. Da Teatro di Prima, Omnis Sapientia Adeo, dall'ospedale si esce con un bizzarro movimento a U intorno alla cancellata di perimetro. Si tratta di dirigere il discorso, rendersi liberi dalla guerra. Si tratta della debolezza di capire, si tratta di aggiungere le cose o di raggiungerle, è poco chiaro. Comunque si tratta di far rientrare la carta nella tasca. La situazione cambia con la guerra, con l'inizio della guerra, con la continuazione della guerra, con la fine della guerra. La situazione cambia con il dopoguerra, cambia con la ricostruzione, la situazione cambia con la situazione. Cancellatura iniziale. Si tratta di tornare indietro di pochi anni e di parlare lentamente per dare modo ai tecnici e agli storici di prendere appunti, vedere bene le bombe, le linee della contraerea, fare una cartina sulla rete dei tubi, sulla rete di corridoi. Si tratta di spostare dei segni di luogo sempre più di lato fino all'uscita dal campo ottico. Cosa sono le mattine, cosa sono gli esiti delle piccole malattie dei piccoli animali su uomini e cose. La situazione cambia dopo le malattie dell'infanzia, la situazione cambia dopo l'invenzione dell'alfabeto. La situazione è presa seriamente dai radiotelegrafisti, c'è un mormorio, è il mormorio delle foglie, è quello delle frequenze. Dicono di dover iniziare, ogni inizio deve anche dare il quadro di quanto segue. Le molle a spirale nell'orologio saltano fuori e svoltano per spiegare precisamente, più precisamente, il tracciato temporale. Si tratta anche di capire la differenza. Se scatti una fotografia, stacchi l'orchestra dagli stalli, dall'incavo. Il timbro non colpisce soltanto, ma si sospende, stacca, cioè va in alto. Si tratta di capire se questa latenza a sua volta timbra e marca qualcosa e cosa. Ci si china sui blocchetti, non è ancora lo scatto dell'orologio, della chiave, ma la latenza di tempo sottile prima dello scatto. È pieno di pezzi di scacchi, la scacchiera è gremita, tutte le caselle tranne una sono prese, i pezzi sono tutti cavalli, solo cavalli. Si tratta di capire se ci sarà modo per tutti di muoversi, essendoci solo una casella utile. Il treno continua a tardare nella spira. L'ecfrasis è interdetta perfino da prima, senza tacca per far leva sulle valve di sbloccaggio, le situazioni non sono mai trasparenti. Il periodo di piombo procede da un periodo di piombo. Saggio sul distrarsi in sala. Dei disturbi zen, come in sequenza, la proiezione è disturbata, ma non importa, c'è come un disinteresse, come disinteressandosi, io sono disinteressato, come disturbato, venendo disturbati dal rumore, dal chiasso zen del montaggio, dalla pellicola che sfratta la pellicola, fluttua, gluttua, fa il flickering, fa concorrenza al sonoro del film. Se ne disinteressa del film, si interessa allo sfarfallio, allo sfrattio della pellicola disturbata, non viene toccato, non gli interessa, guarda in aria, ascolta. Tutto quello che gli interessa è vedere il film. Del film in sé non gli importa molto, è distratto, vuole essere distratto. C'è il film, vi accadono delle cose. I don't know, piangono sullo schermo. Ricordano un episodio lontano, ma non troppo lontano, lo ricordano n volte. Si lamentano n più x volte, se si divide n per x si ottiene un altro numero, a volte un numero con parecchi decimali. I decimali non contano. La consuetudine vuole che si parli con la cittadinanza considerando solo gli interi, solo i numeri prima della virgola. Sono meno disturbati, sono integri i numeri interi. La legge, invece, dovendo prevedere tutto, in astratto, nelle sue registrazioni include anche i decimali. È certa di fare testo in questo modo e di fare film anche. Anche perché, se ci si pensa, ma è legale anche non pensarci, la pellicola intera non è lunga un tot di metri, ma sempre un tot virgola un altro impredicabile tot. L'asso nella manica della legge è predicare anche il secondo tot, sconosciuto e più, predicare l'impredicabile, con una calma zen, facendo un forte rumore che non si fa disturbare dal corso della pellicola, che del canto suo ha i suoi metri da svolgere nel tempo dato e non può stare a dar retta a tutto. I montatori alzano le pareti, forano il cartongesso, staccano i chiodi senza pensare troppo al chiasso che fanno cadendo, inclusi gli stop. È tutto nel conto. Analogamente, davanti a questo spettacolo è del tutto disinteressato.
dire del tutto, significa che non solo la sua mente e gli sguardi sono distratti, ma il suo tallone sinistro, il destro, i femori, le parti molli, i quattro umori, l'ipofisi, la bile, i suoi capelli, le sopracciglia distese e non inarcate, i gomiti, le dita, tutto o quasi tutto di lui, non si esageri, si distrae. Per fortuna si distrae seguendo una qualche concentrazione, non disordinatamente. Si avrebbe altrimenti un corpo disordinatamente distratto, con polpacci a est e piedi a est, del tutto stravolgendo ogni interpretazione, perfino junghiana. Tutto un formicolio radiale di molecole, una nana bianca, sì, impaziente, figurata, egizia, faccia a profilo, da sbloccare a colpi di estintore, come scappando dal finestrino, dall'abbaino, dalla casa infestata. Invece la sua è una distrazione concertata, concentrata, è molto attento, certo in modo disattento o distratto, alla coerenza totale della sua distrazione. Non lascia resti, particelle, residui, non lascia decimali. Il linguaggio. Gli adulti fanno questa cosa che è il linguaggio. Dall'alto, da quel punto che si apre la bocca, da lì, dalla bocca, escono fuori come delle corde di aria, ma con più di denso, con queste corde spostano le cose che non si spostano, qualche volta sì. Noi siamo d'accordo, non ci sono ragioni di disaccordo, fabbricano anche un sacchetto. Non litigheremo per questo, non protesteremo, siamo d'accordo. Dopo ci sono dei biscotti con questo nome, sono tutti gentili, professionalità e hanno premura, ci accompagnano e non possiamo lamentarci. Fuori ci danno un sacchetto, ce lo hanno dato ora, dopo la coda, siamo in tanti qui, siamo tutti in attesa in coda, siamo d'accordo, abbiamo il sacchetto. Mi fido delle persone, sbaglio, non dovrei. Fanno delle cose orribili. Sono talvolta orribili, non mi fido, non dovrei almeno. Ma mi fido delle etichette, quello che c'è scritto, il contenuto, gli ingredienti, le percentuali. Vi si nota uno scrupolo e si leggono dei numeri. Conta, ci si può fidare. Le etichette non sono persone, mi fido. Non mi fido dei politici, non ci sono i contenuti, non ci sono i numeri. Se non ci sono i numeri, si rimane di stucco. Uno si gira e resta di stucco, non ci si dovrebbe fidare. Non fidarsi dei politici è qualunquismo, anche fidarsi è qualunquismo. Non mi fido dei qualunquisti, fanno delle cose orribili, non sai. Mi fido della metropolitana, i cartelli dicono dove stai andando, dove sei, sbagliano sul futuro, ma non sempre, e sempre in senso temporale, non spaziale. Che vadano in alcuni luoghi e non in altri, è certo, tutto il resto, no. Non c'è da fidarsi, meglio non dare appuntamenti, anche perché non c'è da fidarsi delle persone. Come fai a dare appuntamento se non ti fidi? Dei dottori ci si può fidare perché hanno la segretaria, finché hanno la segretaria. Così se l'appuntamento salta ti avvisano, la segretaria ti telefona per tempo, si scusa, ha tutta una cerimonia per queste cose, è cerimoniosa. Poi se l'appuntamento invece è confermato e tu vai in visita, allora no, cambia tutto. Una volta che entri devi smettere di fidarti dei medici. Dai medici può succedere di tutto, con o senza barzellette intorno, è pieno di barzellette intorno su di loro, ce n'è un migliaio, tuttavia c'è poco da ridere. Se il medico sbaglia tutto e tu peggiori, lui non ti telefona, non ti fa nemmeno telefonare da altri, si scorda. Anche della memoria non c'è da fidarsi, non solo quella dei medici è fallibilissima, ma i malati pure, i pazienti, dimenticano. A questo serve la malattia, come promemoria. A meno che non si trasformi in morte, perché allora non serve più. Non serve più a niente e non serve più niente. Non manca niente. Uno ha tutto quello che gli serve, niente. Poi pensano a tutto gli altri, fanno loro le telefonate, continuano i discorsi, i loro e i tuoi. Ti mettono le parole in bocca, ti legano la testa, ti abbandoni, ti fidi. Quando uno è morto, si lascia trasportare. Gli altri pensano ai vari giri, si prendono le incombenze, ma non c'è da fidarsi di loro, lo dicevo. Nemmeno della morte, allora, non c'è da fidarsi della morte. Tutta vita.
Dopo il semaforo è tutta campagna, dopo il semaforo è tutta enciclopedia. Da qui in poi è tutta campagna, da qui in poi è tutta enciclopedia, da qui in avanti è tutto cambiato negli ultimi 30 anni, da qui in avanti è tutta enciclopedia, da 30 anni è tutta enciclopedia, passata l'enciclopedia è tutta campagna. Dopo l'enciclopedia c'è soltanto la campagna con il suo sapere enciclopedico diretto, eterodiretto, le erbe, gli uccelli, gli insetti, è tutta campagna. Poi dopo 30 anni non c'è più campagna, da qui in avanti è solo enciclopedia. I nomi da qui in avanti cominciano, i nomi, gli insetti, le erbe, cominciano le ruberie, cominciano i, ti faccio vedere gli assessori, da qui in avanti è tutto assessori, 30 anni è tutto assessori. 30 anni fa non c'era neanche qui, prima qui era tutta campagna, città con macchie di campagna, nella preistoria, prima lo dice la parola, prima neanche a parlarne, prima della parola neanche a dirlo o a parlarne. Adesso nel cortile ci sono le galline, razzolano in 6-7, sono grasse e marroni, solo adesso. Da qui in avanti è tutto cenozoico, animali ibridi, pezzi di vegetali staccati, mischiati, una spora lì, un ramo qui, un corallo nel becco, una scansione inattuabile, irrealizzabile, dei pezzi, pezzi che restano sconcertati sul tavolo, il tavolo anatomico, sull'inameno tavolo anatomico, tra i pezzi respirano, c'è il respiro grosso nel cenozoico, si respira male, ballano le galline, bollono nella campagna, passano il vitto, passa uno, due, è tutta enciclopedia, c'è poco cibo, si stanca, tre, come si vede intorno, come fosse intorno, saranno 6-7, saranno 4, si vede come intorno a un disco, tutto è diventato enciclopedia, un disco rotto, forse anche in meno di 30 anni, il disco si vede come intorno al disco. Ci sono meno opportunità in Italia. In Italia non funziona. I cervelli, se c'erano, fuggono, o meglio, sono fuggiti, quei pochi sono già fuggiti. Quindi, a me, che sono restato fermo qui, in Italia, mi mancano minimo tre cose. Opportunità, funzionamento, cervello. E non mi resta che scrivere. Grazie.